tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Eterna lotta tra panettone e pandoro. Siamo nel periodo natalizio, quindi non possiamo far altro che chiederlo. Vogliamo capire le persone cosa preferiscono, panettone o pandoro? È molto soggettivo, personalmente il pandoro. Personalmente il pandoro è... Come mai? E mi piacciono molto le cremine che ci sono dentro, ad esempio al limone, insomma, è veramente buono. Io preferisco il pandoro. Quindi pandoro farcito? Farcito, pandoro farcito, assolutamente, assolutamente. Zucchero a velo, sì o no? Sì, è sempre quel tocco anche di bianco che relativamente al periodo dà quel qualcosa in più, diciamo. Qualcuno il pandoro lo riscalda sulla stufa, sul termosifone, nel forno, lei lo fa? È buono anche così, va bene anche così, quindi pandoro con lo zucchero e farcito dentro, anche senza riscaldarlo, è buono lo stesso. Il pandoro. Il pandoro, come mai? Perché per me è più morbido e semplicemente mi dà più il gusto di Natale, per un semplice fatto che sono anche abituato al pandoro, per cui... Come mai abituato? Ho sempre mangiato il pandoro e allora è una questione anche di abitudine. Lo preferisce con la crema o senza? Ma entrambi. Zucchero a velo oppure niente? A velo. Zucchero a velo, riscaldato oppure freddo? Freddo. Pandoro per me è eccezionale. Oltre il pandoro ci potrebbe essere qualunque altra cosa. Poi al di là del fatto che uno abbia i propri gusti, io preferisco il pandoro. Panettone. Come mai? Perché è più gustoso, ci sono le mandorle, i canditi, per cui per il mio gusto è meglio il panettone. Lei non è tra quelli che lo preferiscono senza canditi? No, io lo preferisco dentro tutto, anche cioccolato, con più roba c'è e meglio è. Farcito? Sì, esatto, anzi ti dirò, se c'è un po' di cremina vicino è ancora perfetto. Qualcuno lo mangia ricoperto da cioccolato addirittura? Sì, esatto, io per esempio sono uno che preferisce col cioccolato più la crema. Ho fame. Cioè, sono golosissimo, poi io sono un amante dei dolci. Anche il pandoro devo dire che, cioè, non è da buttare via, però se tu mi poni questa domanda ti dico il panettone,